E in campo invece si è sentita molto la mancanza di Elkjær, delle sue progressioni, di quegli improvvisi cambi di velocità capace di far saltare gli schemi difensivi. La Roma ne ha approfittato giocando d'anticipo in ogni parte del campo, con Nela, Conti, Boniek e Gerolini in evidenza. E non a caso la rete è arrivata proprio da Nela, con questo tiro carico d'effetto e di potenza. Il Verona per il contropiede si affida ovviamente alle due punte di oggi, Pacione e Rossi. In questo caso Rossi è fermato in modo piuttosto brusco dall'ex di turno, Oddi. Giannini e Boniek danno spettacolo e Giuliani si salva in questo modo, imitato poco dopo da un Tancredi in giornata di prodezze. Bagnoli, intanto, spera in una ripresa migliore. E la rete del Verona arriva grazie al duo De Agostini-Galia. L'arbitro però annulla per un presunto fuorigioco segnalato dal guardialine dello stesso Galia. Una decisione questa duramente contestata dai padroni di casa. Il Verona travolge la Roma, costruisce decine di azioni, ma in mezzo all'area manca proprio il punto di riferimento e le conclusioni sono spesso in affanno. E addirittura è la Roma con Giannini a sfiorare il raddoppio. Negli spogliatoi il presidente del Verona Chiampana al microfono di Maurizio Busato si dissocia duramente da quella parte del tifo che sta contestando l'azione della magistratura contro i violenti.